Salve a tutti, io sono Terenas e questo è il video per i 15.000 subscribers. Questo qua sarà definito una Frequently Asked Questions, definiamolo così perché se no non saprei come altro definirlo. Parlerò della mia vita personale, in pratica ci sono tutte domande riguardanti la mia vita personale, le mie opinioni, i miei dubbi, speranze, bla 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 bla, tutte queste cose. Però prima di cominciare questa cosa volevo ringraziare tutte le persone che fino ad ora mi hanno seguito e continuano a seguirmi. Vi ringrazio enormemente per tutto il vostro supporto perché è un bel modo, è un bel modo per voi di dimostrare che quello che sto facendo vi piace, quindi vi ringrazio. Bella, siete fantastici. Vi ho conosciuti tantissimi anche a Lucca, quindi GG, sono contento. Allora, quando e perché sei venuto in Italia? Allora, sono venuto in Italia, per la precisione, all'età di circa 2-1 anni, non mi ricordo, purtroppo non ho memoria di questa cosa. Perché? Perché in verità prima vivevo per qualche mese, dopo la mia nascita, in Olanda. Il motivo per cui vivevo in Olanda era per il fatto che mia madre è olandese e sono nato in Olanda per permettermi di avere la doppia nazionalità una volta che sono nato. Perché se nascevo in Italia sarei stato solamente italiano, così nascendo in Olanda ho doppia nazionalità e posso scegliere se voglio. Se voglio, non ne ho necessità, ma se voglio posso scegliere. Sono venuto in Italia perché mio padre, per necessità lavorative, è dovuto tornare in Italia, quindi mia madre si è unita a lui, giustamente. Già vivevano in Italia quando sono nato io, da qualche anno, insieme a mia sorella. Prima di mia sorella più grande, vivevano addirittura in Africa per lavoro, per rendervi conto. Le cose della vita. Allora, quanti anni hai e cosa studi o hai studiato? Allora, io ho 23 anni al momento di questo video, che è il 2 dicembre 2014. Stavo per dire 22 dicembre, magari fosse il 22 dicembre 2014. E studio biotecnologie mediche. Mi mancano due esami, per cui ho un esame anche giovedì, quindi speriamo bene. Sì, questo è quello che faccio. Quanto sei alto e quanto pesi? Peso circa 78 kg e sono alto 1,86 m. Qual è stato il tuo primo gioco? Allora, il mio primo gioco è stato Super Mario Bros. Per la precisione, è stato la versione quella per il Nintendo Entertainment System. Molti lo conoscono come il vecchio Nintendo grigio scuro e grigio chiaro, con le cartucce grosse. Ecco, quello. All'inizio ci giocava mio nonno, io lo guardavo giocare, e perché non capivo, e perché ero incapace, avevo una mobilità di una, non lo so, un bebè. E dopo un po' mi ha detto: comincia a giocare tu. Mi ha cominciato a far giocare, mi ha spiegato come funzionano i tasti e tutto quanto, perché lui si stancava di giocare per me. E in pratica faceva streaming live per me, mio nonno, K. E nulla, alla fine ho cominciato a giocare a Super Mario. Mi sono appassionato tantissimo prima di Super Mario e poi di tanti altri giochi. All'inizio ero un Nintendaro, poi sono diventato un Sonaro, poi sono diventato un PC Master Race member. Forever. Quale, rimpiangi qualcosa della tua vita? Se sì, quale? Rimpianti nella mia vita? Un rimpianto della mia vita è che fino all'età di circa 16-17 anni sono stato estremamente buono, estremamente comprensivo e estremamente gentile all'eccesso. Ero quella persona che praticamente non è che si faceva mettere i piedi in testa, ma quasi. Cioè, ero molto gentile, cercavo sempre di rendere tutti contenti, di mettere tutti a loro agio, tutto quanto, cose del genere, molto da Boy Scout. E la cosa per uno che va alle superiori e medie non è. Non ci vivi se fai cose del genere, proprio socialmente non riesci a sopravvivere. È stato brutto. Quello è stato probabilmente uno dei miei più grandi errori che ho commesso nella mia vita. Ero troppo buono. Poi sono diventato uno stronzo, ho cominciato a dire tutto quello che mi passava per la testa e poi ho ricalibrato anche quello perché, sapete, passare da un estremo all'altro non è molto buono, quindi ho trovato l'intermezzo. Spero di aver trovato l'intermezzo. Adesso, allora, che lingue sai parlare? So parlare ovviamente l'inglese, l'italiano perché è quello che sto usando in questo video, e l'olandese. Sì, l'olandese lo so parlare anche se non lo so scrivere. Non so scrivere molto bene. Cioè, so leggerlo, ma scriverlo farei un po' fatica. Un'altra domanda: segui serie TV? Se sì, quali? Seguo una serie di serie TV, lol. Anche se al momento non sto guardando molte cose. Sto riguardando Breaking Bad al momento perché adoro Breaking Bad. Sto guardando The Flash, che è una nuova serie basata sull'omonimo personaggio Flash della DC Comics. Sapete, l'uomo più veloce del mondo, in tutti i sensi, K.
No, molto carino, però di solito guardo anche Game of Thrones, ho guardato How I Met Your Mother, guardavo The Big Bang Theory e adesso ho smesso perché mi annoia da un po', purtroppo è così, è diventato un po', solo per soldi. Cibo preferito, il cibo preferito, allora, ci sono tre cibi che penso siano i miei preferiti, sono a pari merito perché non preferirei uno sopra l'altro. Però se avessi tipo per tutta la vita questi tre cibi sarei contento. Che sono le braciole fritte, la pizza e il sushi in generale. Il sushi in generale perché ci sono una serie di piatti specifici della cucina sushi. Chiamarla cucina sushi suona orribile, però il sushi è un insieme di piatti. Quindi vabbè, lasciamo perdere. come trascorri la tua giornata di routine fra studio e LOL? Come fai a combinare entrambe le cose? Allora, la mia giornata è molto molto semplice, molto molto semplicemente strutturata. Mi sveglio alle 7, faccio colazione, magari mi faccio la doccia se è il giorno in cui faccio la doccia, perché lavarsi bene, lavarsi troppo male. Faccio la doccia, mi metto a studiare fino a circa l'una e mezza, due, dipende dal giorno. E poi... Poi alle 3 streamo fino alle 6 circa. Dalle 6 alle 9 faccio tutte le cose da adulti che vanno fatte in casa, perché questa casa vivo in un appartamento in affitto. E lavo le cose che devo lavare, lavo i piatti, magari vado a fare la spesa, magari mi cucino la cena che dovrò cenare alle 8. E alle 9 poi ricomincio con lo stream fino a mezzanotte, mi lavo i denti, mi lavo la testa e tutto quanto e vado a dormire bello tranquillo. Questo è proprio la standard. Dipende poi da giorno a giorno e anche da periodi di esame o meno. Quanto è cambiata la tua vita dopo essere diventato personaggio pubblico? Wow, questa è una domandona. In verità la mia vita non è cambiata con il fatto che sono diventato un personaggio pubblico, per il semplice fatto che non c'è nessun cambiamento vero e proprio. Sono sempre la stessa persona, vado sempre in giro per casa con le pantofole e i pantaloni del pigiama. Non è che sono diventato vellutato d'oro, oh mio Dio, tutto chic e snob. No, sono sempre la stessa persona, esco con le stesse persone. Non è cambiato niente. Questo è il succo. La gente ti riconosce per strada. A Milano a volte succede, a volte qualcuno si dice Terenas. Tipo in metro sei seduto accanto, mi è successo un paio di volte, è molto, molto buffo la situazione sull'istante perché tipo ti prende un po' lo strano, non sono ancora abituato all'idea, perché cioè, sono una cazzo di persona normale, faccio video su YouTube e basta, e streamo, non hai niente di... Wow! Allora, hai dovuto prendere provvedimenti a riguardo, riguardante il cambiamento della mia vita personale. No, non ho dovuto prendere nessun provvedimento. Magari stare un pochino più attento a chi dare il mio indirizzo di casa, quello chiaramente. C'è mai stato un avvenimento nella tua vita che ti ha deviato oppure è andato tutto sempre liscio e noioso? Nì. Allora, la cosa è che è stato un... Allora, ve ne parlo, ma ve ne parlo fino a un certo punto. Semplicemente all'età di 16 anni, alla fine del terzo liceo e l'inizio del quarto anno di liceo, ho letteralmente preso, sfanculato tutto quello che pensavo fosse buono e giusto, cioè... Dire sempre quello, non dire sempre quello che pensi, ma dire qualcosa, quello che è giusto socialmente parlando, essere buono, tutte queste cose le ho prese, buttate nel cestino, gentilmente, e ho cominciato a dire quello che pensavo veramente. Un pochino in eccesso, perché non filtravo i miei pensieri prima, adesso sì, un pochino li filtro, però dico sempre quello che penso. E quello è stato il mio momento di rottura, quella è stata la deviazione totale. Ci sono stati altri eventi che su e giù della vita, perché sapete, sono umano e ho fatto cazzate come tutti. Sono umano e ho avuto successi come tutti, si spera. E quindi quello è stato un momento clou. Ironicamente è stato anche quando sono andato negli Stati Uniti. Sì, ho fatto un anno del liceo negli Stati Uniti. Ringraziamo la borsa di studio di Education First, perché se no non ci sarei mai andato. Il tuo nick Terenas, il padre di Arthas Manethil dal mondo di World of Warcraft, perché hai scelto questo nick? E perché quel 3 al nome? Allora, il motivo è semplice. Chris Metzen, uno dei produttori della Blizzard, aveva teorizzato tempo fa, si parla di 5 anni fa, prima ancora che World of Warcraft diventasse un gigafenomeno, omfg, era già un bel fenomeno, però non era ancora quello riconosciuto da tutti nel mondo. E proponeva la teoria che dopo Arthas sua madre avesse partorito un figlio bastardo
che fosse stato nascosto, tra virgolette, che era Terence Manettil il terzo. Infatti Arthas non era neanche stato considerato degno, tra virgolette, di avere il nome di Terence Manettil, non si è mai saputo il perché. E quindi mi piaceva l'idea che fossi il figlio bastardo di... sì, insomma, cose del genere, mi piaceva l'idea. Come imbarchi le ragazze? Sì, imbarchi essendo Challenger o Diamond. Onestamente suona molto come luogo comune dire essere se stessi, ma se vuoi provarci con una ragazza, o se non è neanche una rimorchiarci, se vuoi provarci con una ragazza, parlaci e non dare l'impressione di essere un amico. Tutto qua. Non c'è una formula magica, homo fuck girl. Ci metti, ci parli, se ti trovi bene, bene, se non ti trovi bene, boh, massimo te lo tieni come amico. Se poi magari è un dito al culo come persona, lo mandi a fanculo, ho detto brutalmente. Allora, i tuoi ti rompevano le scatole quando ti vedevano giocare. Allora, questo è uno dei pregi dei miei genitori, io li apprezzo infinitamente per questa cosa, perché sono stati sempre molto comprensivi e intelligenti, almeno io li considero molto intelligenti per quanto mi riguarda, è il fatto che i miei genitori mi proponevano questo modo per ragionare. Mi dicevano, ok, tu sei uno studente, che sia alle medie, che sia al liceo, che sia all'università, finché tu fai il tuo lavoro, cioè fai tutti i tuoi compiti, fai quello che devi fare, esami, cose, passi tutto quanto senza debiti, bla 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 bla, non hai problemi sul nostro libro, sei a posto, stai facendo il tuo lavoro, sei un membro produttivo della società, col tuo tempo libero fai quello che vuoi. Se vuoi passare 6 ore a giocare al computer, fallo. Vuoi andare a fare sport, ti ci portiamo se dobbiamo portarti da qualche parte. Vuoi creare qualcosa, facciamolo. Vuoi suonare uno strumento, troviamo qualcuno che ti insegna, oppure o ti troviamo i mezzi per imparare da solo. Spesso e volentieri preferivano che io imparassi da solo le cose. E diciamo che sono stati molto comprensivi. Hanno detto: vabbè, puoi giocare, non giocare in eccesso come al solito, niente di eccezionale. Cioè, ovviamente non potevo stare 14 ore al giorno a giocare e il resto andavo a scuola. No, non stare né in cielo né in terra. Giocavo normalmente, né in eccesso né in difetto. Diciamo, dipendeva dai giorni. Se avevo tipo compiti per casa pesanti, e poi anche magari dei compiti in classe, magari in quel caso giocavo di meno, però se non avevo niente da fare giocavo spesso e volentieri, sia che fosse la PlayStation, Nintendo, o il PC, soprattutto il PC dopo World of Warcraft precisamente è diventato più la mia tipologia di gioco. Allora, qual è la tua più grande passione oltre ai videogiochi? Allora, questa è una cosa che è buffa, tra virgolette. Spesso e volentieri la gente, quando glielo spiego, mi dicono che è una cosa buffa, però io ve la spiego comunque. In pratica, quello che mi piace, oltre ai videogiochi, quello che mi appassiona, è la cosiddetta comunicazione scientifica. Che cos'è la comunicazione scientifica? In pratica è un lavoro, tra virgolette, che parla praticamente della scienza, di tutto quello che fanno gli scienziati al giorno d'oggi, e lo propone al pubblico. Il motivo, lo scopo di questa cosa è mantenere alto l'interesse per il lavoro scientifico in ogni forma e modo. Perché questa cosa? Perché è importante, cioè se l'interesse calasse nella scienza sarebbero meno investimenti, non potrebbero lavorare gli scienziati, sarebbe una cosa brutta. Lo scopo di un comunicatore di scienza è quello di ispirare le persone a diventare degli scienziati, dei medici, dei dottori, dei ricercatori. E come fa questa cosa? Proponendo ciò che abbiamo ora, ciò che stiamo facendo ora, e proponendo quello che potremo fare poi. Ovviamente comunicandolo in maniera comprensibile per tutte le persone, per tutti i livelli di pubblico, sia dallo scienziato più esperto alla persona che manco sa che cazzo è quello che c'ha in testa, per dirci. E la cosa che mi appassiona, quello che dicevo quindi, è non solo questa cosa come lavoro, che è un concetto molto interessante, ma anche ciò che viene proposto come materiale. Non so se avete mai notato, molti dei miei paragoni sono molto terra-terra. Questo è il discorso di base praticamente della comunicazione scientifica, cioè quello di proporre con idee semplici, con concetti semplici, ciò che viene fatto oggigiorno nel mondo della scienza, che sia essa biologia, chimica, fisica, qualsiasi cosa. E è fantastico. Era quello che volevo fare nella vita, nel caso in cui fallissi a diventare uno youtuber slash streamer. Quindi, già. Allora, beh, speriamo bene.
Quando ti è venuto il pallino delle biotecnologie? Ecco, il pallino delle biotecnologie mi è venuto nell'anno negli Stati Uniti perché ho avuto la fortuna di andare a una conferenza con un signor professore, conosciuto, un professore, l'equivalente di un genio, conosciuto come Mauro Ferrari. È un italiano che si è esportato da solo negli Stati Uniti, a questo centro di ricerca in Texas, che era dove stavo io negli Stati Uniti, e ho avuto la fortuna di andare a una sua conferenza che parlava non solo di medicina rigenerativa, ma anche di bioingegneria e ingegneria biomeccanica. Diciamo che con questa conferenza mi sono preso molto bene con le biotecnologie e poi mi sono reso conto che avrei passato metà della mia vita probabilmente a finire di fare il tecnico di laboratorio o comunque un ricercatore molto, molto sfortunato, visto che la competizione è altissima e onestamente non mi sento a livello. Quindi ho giustamente messo da parte nel cassetto questo sogno ed è stato GGVP. Allora, cosa ti ha spinto a giocare a LOL? In verità non c'è qualcosa che mi ha spinto a giocare a LOL, diciamo che è stato un mio ex coinquilino, Zeno Righetti, ti saluto caro, grazie mille per avermi presentato questo fantastico gioco, e diciamo che lui mi ha introdotto al gioco e mi ha introdotto allo streaming di Dyrus, e quello è stato il motivo per cui ho cominciato a giocare a LOL, ma mi pare ci sia una domanda dopo che parli della stessa cosa, quindi limitiamoci a dire come sono stato introdotto a LOL qua. Prima di giocare a LOL cosa facevo? Facevo solo l'universitario e giocavo ai videogiochi un po' a caso. Basta. Se non avessi iniziato a giocare a LOL, che cosa avresti fatto? Probabilmente avrei finito di laurearmi il prima possibile, perché mi sarei annoiato a stare qua a Milano. Me ne sarei andato da qualche parte, non lo so, magari in Inghilterra, negli Stati Uniti, e avrei provato a fare qualche corso di comunicatore scientifico, come dicevo prima, e poi mi sarei trovato un lavoro da qualche parte. O avrei creato un'idea, un lavoro, qualcosa da fare che giustamente ci stava. Poi, se hai qualche infatuazione in questo momento, ogni uomo ha un'infatuazione in questo momento. Chi non ce l'ha è un bugiardo. Chi dice di non avercelo è un bugiardo. Come sei arrivato a conoscenza di LOL e quanto tempo ti ci è voluto per entrare nel mondo del pro gaming? Allora, dettaglio, non sono mai entrato nel mondo del pro gaming, sono entrato nel mondo del gaming. Non mi piace la parola gaming perché categorizzare e etichettare le cose è molto stupido e banale, soprattutto con le persone, cioè non ha senso. Non sono solo un gamer, sono una persona, sono dotato di molte cose, faccio tante cose, tanti interessi. Quindi identificarsi con un'unica cosa, con un unico nomignolo, non mi è mai piaciuto, onestamente. E soprattutto non sono un professionista, assolutamente. Sono un tizio che fa video a caso su YouTube e fa streaming su Twitch perché si diverte e perché gli piace League of Legends. Basta. Allora, dicevo, come sei arrivato a conoscere. Quanto tempo ci è voluto per entrare in questo mondo? Allora, per entrarci, ci ho messo circa 2 anni per essere proprio dentro, proprio. Nel senso, ho le mie fondamenta, sono qua fisso, non mi spostate a meno che non mi bruciate vivo. Ecco. Allora, questa è la mia posizione attuale, cioè non mi togliete da qua, probabilmente per un bel po'. E ci sono entrato nel tempo, impegnandomi, facendo già quello che faccio adesso, ma facendolo senza che avere riscontro. All'inizio non avevo riscontro, non c'era nessuno che mi seguiva, nessuno che cui interessavo, però ripetendo, spammando in giro, streamando, proponendo cose, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo un po', diciamo che è venuto tutto quanto insieme. Evviva! Evviva, sono contento di questa cosa. Allora, quanto hai speso su LOL? Allora, in 3 anni che ho giocato a LOL, ho speso un bel po' di soldini. Sì, all'inizio giocavo tanto, tantissimissimo a LOL, era proprio una cosa che giocavo sempre, 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 sempre solo a LOL. E ho speso i miei soldi. Perché li ho spesi? Perché penso che la Riot se li meriti onestamente per il lavoro che ha fatto fino ad ora e quindi glieli ho dati. Soprattutto quando ne avevo tanti. Adesso è un po' meno, però vabbè, non importa. Questi sono de dettagli, dettagli. Allora, quante volte hai pensato di abbandonare LOL? Allora, ho avuto 2 occasioni in cui volevo abbandonare LOL. La prima è stata quando mi avevano tolto i reward della season e dovevo smettere di streamare. È stato bruttissimo pensare al fatto di dover smettere di streamare, onestamente. Per 5 mesi ho streamato ed è stato brutto. Però la cosa è che ho detto, nel momento in cui è successo, ho detto, posso fare 2 cose, o abbandono LOL, oppure provo a fare video su YouTube e li carico tipo la notte.
Ed è stato quello che è successo. Ho cominciato a fare video su YouTube, che era l'unico modo che avevo per collegarmi ancora con la community, oltre ad essere presente nei vari gruppi. E diciamo che la mi ha permesso di esistere, tra virgolette, ancora e non quittare. Poi, la seconda volta invece è stata quando subì una serie di pesanti critiche durante un periodo in cui avevo un umore di merda. C'è stato un periodo in cui ero proprio una persona insopportabile, sia in streaming che fuori dallo streaming. Con il senno di poi mi sarei fermato dallo streamare durante quel periodo, avrei aspettato poi successivamente di vedere quello che succedeva dopo. Purtroppo non è stato così, purtroppo. E quella è stata la seconda volta in cui ero tentato dall'uscire da tutto e sfanculare tutto e dire basta, non ce la faccio più. Però non è successo, sono ancora qua. Yeee! E mi stava per andare via. Aspetta, queste non mi servono. LOL. Kappa. Allora. Quante volte hai pensato di lasciare YouTube e Twitch? Stesso discorso di prima. Lo avrei lasciato LOL insieme a YouTube e Twitch. Durante la tua prima scalata verso il Diamond, qual è stato il tuo ostacolo maggiore? Il mio ostacolo maggiore durante la scalata per il Diamond probabilmente è stato il fatto di non accettare di commettere così tanti errori. Spesso e volentieri, magari riconoscevo degli errori, ma dicevo, mi scusavo, trovavo delle scusanti a questi errori. Poi ho capito che era inutile trovare delle scusanti ed erano errori e dovevo correggerli. E quello probabilmente è stato il passo che mi ha fatto saltare su di Elo. Anche il fatto che spammavo migliaia di ranked era forse anche la probabilità. E il fatto che mi abbia fatto capire così tante cose. Il motivo per cui ho iniziato a fare streaming. Il motivo per cui ho iniziato a fare streaming è per il fatto che quando giocavo, prima, molto tempo fa, parlavo ad alta voce e dicevo sempre tutte le cose che facevo. Lo dicevo perché facevo mente locale costantemente di quello che stava succedendo sulla mappa e sulla mia lane. Con lo streaming dicevo, boh, farei la stessa cosa in streaming, proviamo, magari intrattengo qualcuno. All'inizio andava bene, non benissimo come ora, però andava bene, sono soddisfatto, ho continuato ad andare avanti e dopo un po' ci stava, è andata bene, sono contento di questo. Evviva! Allora, a quanti anni hai dato il primo bacio? Non sono un grande fan di ricordarmi le mie prime volte, sarò onesto, non me lo ricordo. Penso 11 anni? Penso di sì, qualcosa del genere. Casa di matrimonio e convivenza, preferisci abbandonare role per un periodo permanentemente? Allora, se mai mi trovassi nella situazione in cui dovrei scegliere tra la persona con cui vivere e LOL, vorrebbe dire che ho scelto la persona sbagliata con cui vivere o con cui avere una relazione. Per un semplice motivo, perché se qualcuno mi mette di fronte alla scelta tra il mio lavoro slash passione e quella e la persona stessa, vuol dire che non ti piace tutto ciò che sono io. Non devo piacere nella totalità, magari qualche difetto puoi odiarlo e ci sta che i difetti li odi. Cioè, ci sono poche persone con cui puoi avere una relazione che amano anche i tuoi difetti e per ciò che sono. Sono proprio quelle rarissime persone, esistono, però sono veramente rare. Di solito, una relazione normale si accetta quasi la totalità di tutto quello che è una persona. E dici, se mi mettessi di fronte a una scelta del genere, la manderei brutalmente a fanculo, perché vuol dire che dovrei scegliere tra due cose che mi piacciono, mi rifiuto di fare una scelta del genere perché non è giusto. Vuol dire che non è la persona giusta per me, vuol dire che è una persona con cui non mi trovo a mio agio sulle cose cardine, sulle mie passioni cardine, semplicemente detto. Poi, pensi di poter vivere come streamer YouTuber? Un giorno in futuro, magari, chissà, magari se continuo a fare bene il mio lavoro, forse, chissà, chissà, vedremo. Quale stagione sei passato a Silver e Plat e quanto tempo poi ci hai messo per arrivare in diamante e quale champion hai usato per arrivarci? Allora, in Season 2 ero passato da bronzo, non c'era ancora il sistema di leghe, era ancora il sistema di Elo vecchio, proprio numerico. Avevo iniziato male, 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 790 di bronzo. Mamma mia, era proprio pessimo, 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 pessimo.
Fate conto, ho fatto da febbraio fino ad agosto e sono arrivato a 1600. Ho detto, sta per finire la season, devo cominciare a tryhardare. Da 1600 di agosto della season 2, sono arrivato a settembre-ottobre, quando c'era il periodo dei finali, che sono arrivato a 1864 di Elo. Dico, manca così poco per arrivare a 2000 di Elo, che era la tua, era il Diamond. Ci provo, ci ho provato. Sono caduto a 1760, tipo 1764, qualcosa del genere. E quindi ho avuto il bordino gold per tutta la season 3. È stato bruttissimo. E però è andata così. Quindi ero arrivato a platino per pelo. Avevo l'MMR di un platino, però sono caduto. Poi in season 3, quello che è successo, sono stato rankato in platino 2. Quando avevo finito le mie qualificazioni, e poi dopo un mese mi pare sono riuscito ad arrivare a Diamond. Quindi GG! Evviva! Poi vediamo un po'. Con chi hai fatto la tua prima penta? La mia prima penta l'ho fatta con Ezreal. Ebbene sì, il giorno in cui uscì Pulsefire Ezreal, io comprai la skin e feci una pentakill. Quindi è stata una bella giornata quella. Allora, in quale stagione, con chi hai fatto la tua prima band? Se mai smettessi di essere così attivo come player di LoL, quale lavoro sceglieresti in real life? Come ho detto prima, probabilmente o mi inventerei un lavoro oppure proverei a diventare quel comunicatore di scienza come vi avevo precedentemente detto. Quando e come è arrivata la popolarità dello sponsor dell'HyperX? Allora, la popolarità probabilmente penso sia, popolarità tra virgolette, è arrivata quando ho cominciato a fare quella serie di video vlog. Proprio in cui io praticamente registravo me stesso di fronte alla webcam e spiegavo alcuni dei concetti di League of Legends, come l'LOL, il fiddare, i vari ruoli, eccetera, eccetera, la mentalità più che altro di questi ruoli e specifiche di League of Legends. Per quanto riguarda lo sponsor HyperX, invece l'ho avuto quando mi sono associato con LoL Game, che avendolo creato, e poi dopo HyperX ci ha sponsorizzato, e quindi per ordine sanno sponsorizzato anche me. Yeah! Allora poi, quali sono i sogni per il tuo futuro? Bella domanda! Essere soddisfatto della vita penso che sia l'unico vero sogno che ho. Cioè, semplicemente avere quello che mi serve, neanche troppi soldi, giusto quello che mi serve. Essere soddisfatto di quello che faccio come lavoro e avere una persona accanto che mi voglia bene. Basta. Questa passione, che immagino in questo momento si sia anche tramutata in lavoro, ciò che vuoi ti realizzo oppure hai altri progetti? Sì, per ora mi realizzo, però voglio fare di più, posso fare di più, so che posso fare di più, posso farlo meglio, quindi mi ci impegnerò finché non riesco a raggiungere quello che penso sia il mio limite. Ci riesco, posso riuscirci. Non ho altri progetti quindi al momento, no. Se Terenas non fosse mai esistito, come pensi sarebbe oggi la Paraspanti? Pensi che sarebbe una persona migliore o peggiore? Allora, intanto, prima cosa da notare, io e Terna siamo la stessa cosa, non sono due cose separate. Cioè, quello che vedete fuori dallo streaming è la stessa cosa che vedete in streaming. Fuori dallo streaming, in streaming, stessa cosa, identica. Cioè, non c'è zero differenza, continuità totale tra le due persone, che in verità sono sempre io. Quindi, no, non c'è una vera e propria differenza. Però, il fatto che sia nato questo personaggio, cioè questo nome, questa idea, questo proporsi al pubblico, è stato molto utile, onestamente, per me. Sono molto contento di questa cosa perché se vi dicessi che 3 anni fa ero incapace di stare in pubblico, avevo l'ansia sociale, non, nel senso proprio avevo paura di parlare con le persone guardandole negli occhi, mi trovavo a disagio spesso e volentieri e non riuscivo a stare il pubblico mi terrorizzava. Stare in pubblico, stare all'aperto in mezzo a tantissime persone mi terrorizzava. Quindi direi di sì, è stato un bel cambiamento ed è stato molto strano. Molto strano. Però ero così, non riuscivo, facevo le persone mentivo io, no? Avevo paura del giudizio delle persone. Ce l'avevo ancora per un po' anche quando ho cominciato a streamare, però nel tempo si è un po', diciamo, abbiamo grattato via questa brutta parte di me. Evviva! Allora, quando e perché hanno iniziato a chiamarti Teresa? Hanno iniziato a chiamarmi Teresa il giorno del Personal Gamer in cui il presentatore mi ha chiamato Teresa invece che Terenas, per errore l'ha fatto. Comunque, dettaglio della domanda prima, mi sento migliore, nel senso che non penso sarebbe peggiore. Penso sarebbe peggiore se Terenas non fosse mai esistito, questo intendevo prima. Quando Terenas è diverso dall'Apo, ecco appunto, è arrivata la domanda proprio ora, non c'è differenza, zero, zero assoluto.
Qual è il tuo sogno? Già detto precedentemente. Avresti mai pensato di arrivare fino a qua? Onestamente, no. Non pensavo di arrivare così lontano. Però posso arrivare molto più lontano. Questo è un primo step molto importante. Però è un primo step e mi importa. Sono contento di questo primo step. Cosa rappresenta LOL per te e come si integra nella tua vita? LOL. Allora, molte persone definiscono LOL solo come un gioco. LOL per me è un'esperienza, cioè è non solo un gioco, ma anche tutto l'insieme di community, di prodotti, di video, di contenuti, articoli. È un micromondo all'interno del macromondo. È una bella esperienza, League of Legends, e la apprezzo infinitamente tanto. È tipo, ah, bello, 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 bello. Come si integra nella mia vita? È una parte integrale nella mia vita, cioè. È una cosa importante, non è la cosa più importante in assoluto. No, però è una cosa importante nella mia vita, assolutamente. Con il senno di poi cambieresti qualche tua scelta? Sì, cambierei qualche mia scelta. Probabilmente proverei ad essere un po' meno rosicone. All'inizio, quando streamavo e facevo video, ero molto rosicone. Le opinioni stupide non riuscivo ad accettarle e prendevo insulti tutti ed ero una persona orribile per questo e vabbè. Adesso diciamo che sono un pochino più sottile nel modo in cui insulto le persone quando dicono stronzate. Diciamo che il sarcasmo è diventato una bella arma. Però l'errore che correggerei sì, è quello di rosicare molto meno. Una volta rosicavo molto di più. L'ho corretto adesso un pochino. Però magari sì, avrei detto, oh, calmati, non diventerai mai professionista. Tate bono, divertiti. Quella è stata la cosa più importante. Qualcuno ha sempre creduto in te? Ecco, questa è la domanda che ho letto prima e ci ho pensato per un bel po'. Più persone hanno creduto in me, penso, spero, non lo so, almeno la sensazione è sempre stata quella. Che magari vedevo delle reazioni di alcune persone che magari credevano in me e poi magari le ho deluse, perché ho fatto cose stupide, errori stupidi sia nella community che fuori dalla community. E probabilmente Karim è una di queste persone che mi ha visto abbiamo cominciato a lavorare al progetto prima di LOL Italia, non League of Legends Italia, LOL Italia era un altro gruppo vecchio. Poi c'era il coso di quello di LOL Game che abbiamo lavorato sempre insieme. Penso che lui si è sempre fidato di me, questa è una persona. Poi, per quanto io facessi cazzate. Poi, la seconda persona probabilmente è Pietro Soddu, Taor, molti lo conoscono come Taor e basta, che per quanto io sia rompicoglioni, per quanto io sia rompipalle, faccia errori, cazzate, eccetera, eccetera, non ha mai smesso, uno, di ascoltarmi, due, di aiutarmi come poteva, e tre, di darmi un'indicazione dove secondo lui potrei andare, come secondo lui qual era la cosa giusta, o comunque dirmi un'opinione esterna che mi è sempre stata comoda e lo apprezzo, perché comunque per quanto mi potesse considerare stronzo a periodi e quante volte a volte mi insultava e me lo meritavo di prendere quegli insulti in passato, ma ha comunque creduto in me, almeno secondo me, poi magari ho torto. Chi ti ha fatto conoscere League of Legends e quale stagione hai iniziato a giocare? Ho iniziato a giocare durante la fine della Season 1 e all'inizio della Season 2. Mi ha introdotto un mio ex coinquilino di nome Zeno Righetti, ringraziamo l'anima sua che è ancora vivo ed è beatamente a cazzeggiare nel mondo, cazzeggiare, a lavorare nel mondo a fare, non mi ricordo cosa, qualcosa riguardante compagnie farmaceutiche però. E lui mi ha introdotto a League of Legends. Lui mi ha introdotto non dicendomi gioca questo gioco. Mi ha introdotto, mi ha spiegato, mi ha insegnato un minimo. E poi mi ha introdotto allo streaming di Dyrus, che è quello che un po' mi ha messo sulla strada giusta per diventare un top player, ma soprattutto per godermi League of Legends in generale. Qual era lo scopo della tua vita prima di diventare uno streamer? Come avevo detto precedentemente, era quella di semplicemente trovare una cosa che mi soddisfa nella vita e al momento pensavo fosse diventare un comunicatore di scienza, però adesso è di provare a diventare qualcuno in questo ambito in Italia, speriamo bene,
E ora invece, beh, vedremo. Se speri di trasformare questa tua passione in lavoro, allora questo ha bisogno di una piccola finestra, perché c'è un motivo semplice. Per me, quando qualcosa è una passione, ci metto la stessa quantità di impegno in cui ci metterei in un lavoro. Per il semplice fatto che mi appassiona alla follia. È un lavoro perché ci investo tempo, ci sto dietro. Ne tengo cura, tutte queste piccole cose che secondo me sono importanti. E onestamente io lo identifico proprio una passione con un lavoro, perché non ha senso vivere una vita in cui non fai qualcosa che ti appassiona un minimo. Deve appassionarti almeno un minimo quello che fai. Ovviamente, se necessario, devi trovare qualcosa per vivere, cioè, nel senso, se a volte devi sacrificare la tua passione per poter trovare un lavoro vero e proprio. Però, secondo me, è una vita sprecata se non provi, almeno non provi, ad andare a puntare a lavorare in qualche modo, perché c'è sempre un modo per lavorare nella tua passione. Ti piacciono i cavalli perché ti piace cavalcarli, ti piace accudirli e tutto quanto, trovi il modo per crearci un lavoro attorno, altrimenti puoi diventare un insegnante, un istruttore di come si chiama? Non mi viene il nome della parola. Un insegnante per cavalcare a cavallo. Poi ti piace, non lo so, ti piace fare modellini? Ti apri un negozio di modellini. Ognuno deve trovare il suo modo per vivere la sua passione e per renderla il proprio lavoro, secondo me. Io ci sto provando, speriamo bene. Per questo, secondo me, la passione per me diventa un lavoro, perché voglio che sia così, sempre e comunque. Magari non ci riuscirò sempre, magari dovrò diventare un commesso per un po', per permettermi poi di continuare con quello che mi appassiona, però è quello che vorrei. Niente, questo è tutto quanto. Volevo di nuovo ringraziare tutte le persone che si affidano a me per divertirle e non annoiarle durante le varie serate, pomeriggi, e riempire le loro uggiose vite. Scherzo qua, sto scherzando. E niente, ci vediamo in streaming, sui video, e dove volete scrivetemi pure sulla pagina, scrivete nei commenti e buttate un like nel caso vi piace il video. E probabilmente ne rifarò un altro se mai arriverò a qualche altro traguardo grosso, tipo 25 o 50k. Vedremo. Magari farò un Draw My Life. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Io sono Telenas. Grazie mille di tutto quanto ed è stato un piacere stare qua per voi, lavorare per voi. Continuerò così. Spero. Ci vediamo. Yeah. Ciao ragazzi.